Motore, partito. Marcello, come here. Ma dice a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? Ebbene, Michelangelo, tu cosa hai da dire? Allora dovrei ascoltare questi gridi che farvi dipingere la volta? Fatti non foste a viver come bruti, a perseguir virtù e conoscenza. Musica è... Bam. Levántate. Vamos. Verga. Stai tranquilla, mamma, non mi può succedere niente. Sono Stefania Catallo e sono l'ideatrice della rassegna Interno Argentino con Tango, che questa sera si svolge al Teatro Antigone a Roma. La spinta per la creazione e l'ideazione della rassegna in realtà mi è venuta nel tempo, dopo aver letto diversi documenti relativi a quello che era stato il regime Videla e quindi tutta la repressione e la dittatura argentina che si svolse tra gli anni 70 e gli anni 80. Molte persone mi hanno chiesto come mai mi è venuta l'idea di fare una cosa del genere che sembra così lontana dalla realtà italiana. Poi, innanzitutto, credo che non sia esatto. La realtà italiana in realtà, e qui uso un gioco di parole, è invece molto vicina a quella argentina. Teniamo conto che la popolazione dell'altro stato è di discendenza italiana per molta percentuale. Anche perché i legami tra Italia e Argentina non sono solamente storici, ma diventano anche politici. Ci sono degli intrecci che si snodano nel tempo, nella storia, che stanno venendo alla luce proprio in questo periodo qui, grazie alla collaborazione tra il governo italiano, nella fattispecie l'onorevole Grasso, e quella che è diciamo l'ambasciata in Italia. La madre salì sul palco. Bellissima. Un semplicissimo completo di cotone a fiori, nero. L'avevano spedita a ballare ancora con le scarpe slacciate, così come si trovava, sperando di distrarre i bitetti. E lui non le tolse più gli occhi d'addosso. Veniva ogni sera, e ogni sera aspettava che lo spettacolo finisse, poi invitava tua madre al suo tavolo, così. L'idea mi è venuta perché mi occupo dei diritti umani da una vita, non seguendo solamente casi di violenza di genere, quella è la mia specialistica, ma diritti umani in generale. Mi ha colpito tutto questo, diciamo, questa bruttissima storia, questa storia di repressione, di non so, di occultamento, di furto di identità. Ecco, l'identità penso che sia la cosa più importante per una persona, sapere chi si è e sapere da dove si viene, quali sono le proprie radici, cose che invece purtroppo in alcuni, molti casi si sono perse completamente. L'identità è qualcosa che l'attore questa sera perderà sul palcoscenico per diventare un personaggio diverso, per poi recuperarla immediatamente dopo, quindi è un valore che deve essere preservato. Non ti ricordi neanche a quanti hai ammazzato tu per primo? Due, tre, che importa, hai detto? Per te erano solo terroristi e non hai neanche pensato se avevano dei genitori che li aspettavano a casa, dei figli, la fotografia di una fidanzata nel portafogli, se speravano in un futuro migliore, se era il giorno del loro compleanno. Mi sembra di sentire il rumore dei colpi alla cava dell'ardiatina e mi sembra di vedere te che cammini cercando un posto abbastanza pulito per non rovinare i tuoi preziosi stivali tirati a lucido.
Ciao a tutti, io sono Donatella Barbagallo, sono un'attrice, mi vedrete in questi panni perché stasera alla rassegna Interno con Tango interpreto Giulia Spizzichino. Con lei che sarà presente, insomma, questo personaggio molto forte, molto caratteristico, molto elegante, per cui è stato un onore per me calarmi nei suoi panni nel vero senso della parola. E questo, diciamo, monologo, possiamo dire breve, perché è, però breve ma veramente intenso, intensissimo, che arriva come un fulmine a ciel sereno, perché la serata inizia con me, con il mio monologo. E Giulia Spizzichino è stata molto, una donna molto coraggiosa, che con tutto il dolore che si è portata, che si portava alle spalle, ha avuto il coraggio di inchiodare, essere l'unica, perché era l'unica testimone che poteva farlo, Erik Priebke, condannarlo con l'accusa di gravissima di crimini contro l'umanità. La mia storia penso che è abbastanza conosciuta, perché ne hanno parlato molte televisioni, molti giornali, e poi tutto è scritto in un libro che io ho pubblicato, intitolato La farfalla impazzita. È la storia di una famiglia ebraica che viene prelevata una parte il 16 ottobre e il resto, in tutto sono 26 persone, il 21 marzo, per finire gli uomini, 7 uomini, alle fosse ardeatine, che verranno fucilati, e bambini con le donne verranno mandati nei campi di sterminio, dove troveranno la morte con le camere a gas e verranno poi bruciati nei forni crematori, quindi di loro non resterà proprio più nulla. Dire che è un dolore che poi col tempo si attenua, come molti pretenderebbero, non è possibile, perlomeno per me. Ero giovanissima, avevo 11 anni quando la persecuzione ha cominciato col cacciarmi via da scuola. Ero qui alla scuola di Testaccio, la 4 novembre, ed ha proseguito per tutto il tempo fino al 1944. È impossibile dimenticare tante persone amate, erano tutti parenti di familiari di mia madre, erano persone che io amavo tantissimo, e fino all'ultimo pensavo che l'avrebbero messi in qualche posto e poi ce l'avrebbero restituiti. Quando sono suonate le campane perché annunciavano che la guerra era finita, sono stata molto felice, perché pensavo che ci avrebbero restituito tutte queste persone. E invece nessuno è tornato più. Mi chiamo Nicola Viceconti, sono scrittore di romanzi dedicati alle tematiche sui diritti umani, ambientati in Italia e in Argentina. E ho avuto il piacere e l'onore di presentare questa sera la rassegna dedicata alla memoria, all'identità dei desaparecidos e dei figli dei desaparecidos. È un argomento a me caro, io ringrazio Stefania Catallo per questo invito e credo che sarà l'opportunità non solo di emozionarci attraverso le rappresentazioni teatrali, quindi sottolineo che i protagonisti di questa serata sono proprio gli attori che saranno in scena,
e vedremo quindi come funziona un sistema di giuria e di votazione su queste tematiche così di impegno civile. Ma credo che sia proprio per questo un'occasione di riflessione su alcuni aspetti che sembrano distanti da noi geograficamente, culturalmente, ma che invece ci appartengono perché c'è una storia unica quando si travalicano e si violano i diritti umani. È la mia unica occasione. Por favor, signora Galván. Por favor, me diga algo su mi mamá, pero ¿por qué no me quiere decir nada? Por favor, signora Galván. Por favor, signora Galván, me diga algo. Por favor. Siediti, Carlos, io conoscevo tua madre. Sono Bianca Silverio Greco, la proprietaria del Teatro Antigone. Il Teatro Antigone è un teatro giovane di appena 4 anni circa. È stato aperto perché mio figlio, che ora non c'è più, era attore laureato al Damas e ora io mi trovo qui a gestire questo che è un gioiello, un teatro dove le compagnie si sentono per fortuna tutte a casa e dove si divertono e sfogano il loro desiderio di attrici o di attori, e io sono molto contenta di stare con loro. Motore, partito. Marcello, come here. Ma dici a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? Ma che bene, Michelangelo, tu cosa hai da dire? Allora dovrei ascoltare queste critiche e farvi dipingere la volta? Fatti non foste a vivere come bruti, a perseguir virtù e conoscenza. Musica è...